Questa partita sarà praticamente il quadro probabilmente più importante, con una cornice di grandissima intensità. Anche per la terza arbitrale sarà una grande partita. All'interno della regione della stanno praticamente quasi tutti i giocatori della Catania, con tutta la Roma che al 34esimo minuto la da soltanto Mancini tra le spalle, che invade tutta quanta la città. È stata la stessa partita, è stata un po' di chiara, autentica, buona sorte di Doni. Mettiamo tutte e due l'esperienza del grande portiere, ma mettiamo anche la sfiga del giocatore della Catania, che si è visto ribattere chiaramente un pallone che chiamava soltanto di essere praticamente oltrepassare la linea di porta. Si può spostare su tutto il corridoio offensivo di sinistra, mette la palla al centro, poi va girata, in sette tempi Doni recupera, pazzesco lo scambio con Rota, con Vargas. Tedesco è libero sulla porta di sinistra con il Toto, pazzesco. Se la fortuna cerca la sfiga, ci viene la Benis, opera la donna mascherata. Un'altra traversa di Morimoto, pazzesco, incredibile. 30esimo minuto, traversa di Morimoto, 30 minuti Cepolino, lo chiede a Estovini, si va a vedere Baiocco dalla bandiera di destra, che è proprio lui incaricato a battere il calcio d'angolo sulla smanacciata di Doni. 2-0 e l'Inter, la Romana, più nulla da chiedere a questo campionato, noi tanto. Silvestri, Morimoto, il controllo, destro, il sinistro, la girata!